Ciao a tutti ragazzi, allora prima di lasciarvi la partita di oggi volevo scusarmi con voi per la qualità di questo video che non sarà assolutamente ottima. Il motivo è semplice, io ho un programma per registrare lo schermo del computer perché FIFA ce l'ho sul PC, che è Fraps, che tutti conoscete, solo che non mi registrerà mai a 60 fps, a volte mi registra 4, 15, 20, 30 e sono fortunato. E invece dovrebbe essere 30, 35, 40, 60 e sono fortunato, come succede a Joker, a Ciccio, questi youtuber qui che fanno figo, che c'hanno 60, addirittura 80, 80, o anche youtuber di minor livello che hanno addirittura 100, miei amici. Così non va, non funziona così, funziona maluccio, è un programma scarso, diciamo, e quindi ho dovuto registrare con questo tablet. Dal tablet allo schermo al computer, quindi la qualità non può essere ottima, ma penso che l'abbiate già capito. Scusate se ho anche fatto un po' il pazzo, tra virgolette, grazie, se così si può dire, nel video, però come si può dire? Diciamo che mi piace fare questi piccoli sfoghi nelle partite di FIFA 15, che siano belle o no. Non è che voglio fare il pazzo davanti alla telecamera, ma soltanto così per farmi fare due risate, visto che vedo che youtuber che fanno FIFA come Dexter, Ciccio e Joker urlano abbastanza, non è che ho urlato come loro, però ho fatto un pochino il pazzo per farvi vedere. Se non vi è piaciuto scrivetemelo nei commenti, senza che mi bombardate di non mi piace, scrivetemelo nei commenti e mi scuserò con voi per il disguido e migliorerò nel prossimo video. Detto questo, vi lascio la partita. Ciao ragazzi. Ma saranno anni che non faccio un video di FIFA. Siamo finalmente tornati, ragazzi, su un nuovo episodio di FIFA 2015 per PC. Lo so che la qualità di questo video non sarà ottima, però, ragazzi, non posso neanche. Questo era il massimo che potevo fare, insomma. Io. Sì, vabbè. Lasciate stare questa cavolata. Ce l'ho per computer e Fraps mi lagga troppo, quindi l'ho dovuto registrare dal tablet al computer, sono sincero con voi. Mettiamo un attimo in pausa. Prima di iniziare questa partita, che sarà la Ciano Juventus, volevo brevemente spiegarvi come si evolverà, diciamo così, come si svolgerà questa serie. Allora, in pratica, questo è l'inizio di una serie chiamata The Mission Impossible, ovvero le missioni impossibili, in cui io userò il Lanciano e mi sfiderò oggi con la Juventus, nel prossimo episodio col Barcellona, poi col Bayern, poi con Real Madrid ed infine col PSG. Vedremo quanti punti riuscirò a fare. Se ne farò da 0 a 6, sarà come una retrocessione, ovvero non avrò raggiunto il mio obiettivo. Da 6 a 12 a metà, ovvero a metà classifica, cioè un risultato buono, e da 12 a 15, ovvero il massimo, avrò raggiunto quello che dovevo raggiungere, ovvero la vetta. Dopo questa breve introduzione, iniziamo subito con la partita. Lanciano Juventus. Adesso ho paura, so già come andrà a finire, ma non mi voglio arrendere. Dai ragazzi, dai mammarella, dai, di cecco. Oh, come modulo ho messo contropiede, però un po' se so farlo non sarebbe neanche male. Comunque, Aquilanti, di cecco, dai, di cecco, non perdere la palla che c'è il marchese dietro, di cecco. Aquilanti, dove ti am? Dove ti am? Dai, Aquilanti, dai, Aquilanti, entro in mano, Aquilanti, non c'è importanza. Dai ragazzi, bellissimo Leonardo Gatto, sempre lui, bellissimo cross di Aquilanti, sì, era lui. Dopo una grande azione Juve subito in svantaggio, Lanciano in vantaggio, Abruzzo Dominus. Aquilanti, Aquilanti, Evra calmeno, qui c'è il Lanciano, Evra calmeno. Gliela di qua, dove ti amo, eccolo qua servito. Vai a servire qualcuno, ti amo, non sbaglio. Ti amo su Evra. Ricordiamo che ti amo giocherà nella Juventus in FIFA 16. Dai, 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 fastola! Mamma mia, Vidal. Dai! Così si fa, menta, così ti voglio. Marchisio. Dai! Ottimo, Monachiello.
Ah sì, già è vero, la punta del... dai Aquilanti, dai Aquilanti, aggancia, dai Aquilanti, rifammi l'azione di prima, fammi rigodere a be... Conto su di te, dai Tiam. Ma non cadere a terra come un salame, dai che c'avevi la possibilità di andare in porta. Cartellino giallo per Lichtsteiner, brutto fallo, ci sta tutto, va bene così. Lanciano 1, Juventus 0, decide il gol di Leonardo Gatto su grande azione di Vastola. No, di Aquilanti, scusate, che batte qui subito la punizione di Cecco. Dai Aquilanti, finta. Ah, sì, vabbè, finta. E questi ripartono, Pereira. Bravo, così ti... No, fallo, non ti voglio così, ti voglio. Dai, parti, di Cecco, dai, ti prego, di Cecco, dai, dai. Di Cecco, si saltebra, di Cecco, non ho la voce. E infatti, me la fai tornare bene bene. Dov'è Tiam? Eccolo qua. Dove vai? Dove vai? Dove vai Tiam? Dove vai? Quello è Marchisio, non è un semplice parco dove puoi andare, ma in che lingua te lo devo dire? Cioè, mi sembrava che sapessi parlare bene l'italiano. O almeno nel 2008 lo sapevi parlare, poi sicuro non sai più parlare. Comunque, Monachello... Di Cecco! Mamma mia! Dai, Aquilanti. Dai, amico mio, dice. Ma cosa fai? Ma cos'è? Ma non è possibile! No, dai, non ci credo, Pereira, non ci credo. No, vabbè, se segnerò, ma non ci credo. Dai, dai, recupera palle, parti. Dai, Aventa, dai, Aventa. Voglio vedere col Barcellona che facciamo se stiamo soffrendo così con la Juve. Cioè, sì, è vero che sono molto più forti di noi, però, siamo in vantaggio. Dovrebbe essere una carica in più. Non so cosa sta succedendo. Ti amo, dai, tiro! Sempre di Cecco, ma sempre di Cecco, ma è possibile? Ma sempre lui deve fare queste cose. Almeno se guardate il calcio d'angolo, però no, adesso guardiamo i dati positivi. Capitan Mammarella. Palla di sé, vabbè. Mamma mia, Llorente! Non ci credo, Nicolas! Allontana, amico mio! Oh, bravo Aventa, così si fa, così ti voglio, dai! Questa non l'ho capita, sinceramente, Morata di Cecco, dai di Cecco. Dai, Cecco, che fino a mo' hai fatto un tiro malissimo, cioè non so dove l'hai tirato, sinceramente, l'hai fatto arrivare fino a casa mia. Ed è positivo per te fare un tiro da... far arrivare il pallone da Lanciano a Chieti. T'ho chiesto una skills, Ma dico io, ma com'è possibile, ma... Dai! Oh! Prima di andar via c'è qualcosa Al che 44esimo voglio minuto. dirti adesso. Beh, ecco perché dico che sono sfigato, per questo motivo. Tu mi 44esimo minuto e poi ascolterai, da vedere come abbiamo preso un gol. anche se Tre difensori vedi c'erano. Povero Nicola, si la avete lasciato da solo, mio mano amico Nicola, qua. spesso. Lasci Pogba solo in area di rigore, ma che vuoi fare? Cioè, puoi solo sperare che faccia il tiro alla Di Cecco, ma dai ancora, non è possibile, Pereira. Facciamoli andare in vantaggio, già che ci siamo, tanto... Questo, dai! Ma cos'è? Dai! Libera st'area, dai! Oh, Di Cecco! Di Cecco! Oh! Un giallino ci poteva anche stare, non lo so, mi ha tirato una pacca, come dire, fratello, come stai? Solo che non ti hai reso conto che non siamo in discoteca, bensì... in un campo, però vabbè, da calcio tra l'altro. Ma perché mi fischi la fine del primo tempo proprio adesso che sto andando in porta con l'uomo che tira più lontano di Higuain? Eccoci qua, inizia il secondo tempo. Vediamo di non fare figuracce come abbiamo fatto nel primo. Ecco, già è partito Pogba. Dai, gatto. Guardala, solo soletto ti amo. Guardalo di qua, Aquilanti. Dai, Aquilanti, cosa fai? Dove vai? No, dai, 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 dai. Io prevedo il futuro, sono un veggente. Dai, per favore, andiamo a fare sto gol, è impossibile. E non si può sopportare cosa del genere. Ai rigori non ci vuole andare, c'è sempre Vidal che mi dai fuori gioco. Dai gatto, inserisci meglio, dai! Dai, non è possibile che ti fai recuperare il pallone in... Oh, non so se hai capito, non mi importa.
Oh dai, Morata, Llorente, no, 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 allontana questa palla! Madonna santo Nicolas, cosa ha salvato? Non lo voglio neanche sapere cosa sarebbe successo se non ci fosse stato Nicolas. E andiamo a fare sto contropiede, Bacinovic, dai! No, dai, 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 allontana sta palla! Ho paura! E faccio bene! Ho avuto più paura adesso che quando sono andato qualche anno fa là, come si chiama? Dove ci stavano quelle corde che se cascavi eri morto proprio sotto, dentro, proprio. Attenzione, calcio d'angolo, Juve! No! Ti prego, Marchese, no! Nicolas! Sembravo quello che faceva la pubblicità di Ricola. Dai, allontana sta palla, Matri! C'hai Matri! Non c'hai Messi! Lo so che l'iniziale è la stessa, però dai, che diamine! Mammarella! Mammarella! Bacinovic! Ma che ha preso Buffon? Cosa ha preso? Ha sempre Pogba. Ma visto che hai tolto di tutto e di più, potevi togliere pure Pogba, mettevi Coman. Nero per nero, facciamo due neri, no? È positivo, penso. Ma perché sta sempre Barzagli in attacco? Perché Barzagli in attacco? Mo' vi devo far ridicolizzare pure da Barzagli. Fermati. Quattro minuti di recupero, ho paura. Ho paura. Llorente, no, 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 adesso no, 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 Nicolas. Ragazzi, finisce qui la partita 1-1, 1-1, 1-1. I gol sono stati fatti tutti nel primo tempo, secondo tempo di schifo proprio. Tranne 2-3 di partenza, parlo non da tifoso della squadra che stavo usando, ma proprio da sportivo, da colui che ha visto la partita. Solo due ripartenze da Orenda, di Llorente, partita proprio schifosa. Comunque, andiamo al calcio di rigore, vediamo cosa risolviamo.
Tipo non c'è adesso chi tira. Aumenta, quindi è lui l'ultimo tiratore. Parte aumenta. For the next episode.